aspetta, mi voglio ancora godere, visto che c'è un po' di luce, questa bellezza. Eccomi qua. Stiamo cercando di trovare il punto dove non prendono più telefoni. Attualmente ho una piccola tacca di 4G, come si può vedere. Si vede, Mario? Sì. Vogliamo perdere, perché data una tacca di 5G, vogliamo perdere anche quella. Dovremmo esserci qua. Ok, finalmente ci siamo. Qua, come si vede, non prende assolutamente nulla. Ogni tanto esce una tacchetta e sparisce. Comunque non, internet non sta andando. Sto per spegnere il motore e sentiremo il vero silenzio. E per silenzio intendo il rumore del mare. Molto romantico. Ok, andiamo a vedere dove siamo. Ovviamente terra si vede ancora. Siamo a circa 11 miglia dalla costa più vicina. Cosa saranno? 20 chilometri? 20 nodi. 20... Quanto è figo? È bello, eh. È bello, sì. però non c'è internet. Non c'è internet. E quindi si sa che senza internet la vita fa schifo. Conosciamo tutti Starlink, giusto? Sì. Ma conosciamo Starlink Mini? No. Ci starei a dire che non è sponsorizzato da Starlink, l'ho comprato con i miei soldini, questo video in realtà è sponsorizzato da NordVPN. Che amo tantissimo! Però questo l'ho pagato con i miei soldini. Dov'è il Nord? VPN. Comunque è veramente troppo figo questo qua, il Mini, perché allora innanzitutto c'è il modem già dentro, quindi tu hai bisogno solo di questo, lo attacchi alla presa, lo punti e va. Ah, boom. Cioè non ha modem, non devi attaccare, perché negli altri antenne, tipo quando ci siamo portati in Africa, dovevi alimentare l'antenna, dovevi alimentare il modem. E poi vabbè, è grossa, c'ha lo stand. Questo qua è tutto qua dentro. Poi il design che figo è. Vabbè. Si chiude a colpetti. So perché sei col colpetto. Però aspetta, il design che figo è. Puoi fare ASMR. Starlink. Ah, vi faccio vedere un'altra cosa che non è sponsorizzata, ma è strafiga. Questa mi ha svoltato veramente la vita. EcoFlow. Eccolo! Cioè, questo qua veramente, veramente lo adoro quasi più dello Starlink? No. Sì, Carmen, adoro più questo dello Starlink. Vabbè, ciao, però perché... sono entrambe una figata pazzesca. Questo qua ha tot ampere ora, è quello più piccolo secondo me. Lo posso tirare? Piccola story time. L'ultima volta che l'abbiamo provato, il primo giorno che l'ho presa, siamo venuti in barca, io mi ero dimenticato di caricare le batterie della barca, siamo rimasti in mare con la catena giù, che è elettrico, no, non è che la tiri su a mano, ma e questo ci ha salvato il c***o. Praticamente ho attaccato la 220 all'accesso della barca, tra l'altro l'abbiamo attaccato tipo Carmen, che è lui. Molto bravo. Abbiamo proprio attaccato proprio i cavi nella presa, cioè come i pazzi, però tanto siamo riusciti a tirare su l'ancora, altrimenti era un casino, cioè bisognava lasciarla lì con la boa a fare un macello. Comunque adesso lo useremo per alimentare Starlink e anche la macchina del caffè. Cioè non c'è nient'altro che uno splendido cavo, tra l'altro super morbidino come piace a me, credo in silicone. Altra cosa che nessuno noterà, ma a me piacciono queste cose, la stessa presa che c'è di qua per mettere l'alimentazione è la stessa che c'è di qua, quindi non è che devi capire qual è l'una, qual è l'altra. Piccola chicca che comunque, se ci hanno pensato, è molto bello. Ok, dov'è il Nord? Nord! Eccolo qua, il Nord è di là, come si può ben vedere. Sì, dipende da come metti il telefono. Esatto, adesso è invece di là. Io semplicemente lo piazzo qua, puntandolo più o meno verso il Nord, e dopo faremo un... Lo attacco, accendo la 220, che per fortuna questo è carica. Tra l'altro, un'altra figata pazzesca, questo qua si ricarica col pannello solare. Cioè, con una giornata soleggiata, in 5 ore si ricarica al 100%. Paura. Invece con la presa, sembra veramente che sto facendo uno sponsor, ma amo questa roba e l'ho pagata con tutti i miei soldini. Anzi, se volete sponsorizzare, sarei con la presa si carica al 100% in tipo meno di un'ora. Cioè, è velocissimo. Figata. Una figata. Comunque siamo sempre a zero, per fortuna, perché sennò il video non avrebbe funzionato. Sempre a zero tacne. No, prima mi devo wifi-zzare con il wifi di Starlink, che io ho appositamente chiamato G, eccolo qua. Quindi ho una nuova rete wifi che arriva direttamente dall'Anton. Dalla? Anton. Scusa, sono francese. Ora sta facendo la ricerca dei satelliti in corso. Tutto in una direzione, verso nord. Sì, VPN. Appena fa ottimizzazione della connessione, controlliamo che siamo ancora a zero prendimento. Zero apprendimento. Cioè, in caso di emergenza saremo naufraghi veramente tristi. Sì. Senza internet, senza rete, senza NordVPN. Ok, vediamo, sta ancora determinando l'allineamento. Di solito ci vogliono tipo 5-6 minuti, però possiamo già fare un piccolo test di velocity, magari già connesso.
Non sono già con S. 30, e basta, adesso mi arrivano tutte le robe. 32. 30 MPS, secondo me migliorerà tra un po'. 27 MPS. Allora, non ho ancora capito in realtà se... Perché questo qua, il mini, va un po' meno... Cioè, dovrebbe essere tipo limitato rispetto a quello di casa. Ma non ho capito, perché a volte l'ho visto a 170, a volte a 40. Adesso, secondo me, tra un pochettino lo riproviamo. Mangiamo? Sì. Prendo la griglia, che ce l'ho di qua. Eccola qua. Aspetta, mi voglio ancora godere, visto che c'è un po' di luce, questa bellezza. Eccomi qua. Veramente un paesaggio... Marale. Marino innanzitutto. Sì. Ah, quanta è di profondità qui? Lo voglio sapere. Non so. Beh, sicuramente posso controllare su internet. È vero. Andando nella nostra apposita app. Apnea? National Hydrographic Offices. Noi siamo qua, uh-huh. E questa linea qua è la linea dei 1000 metri. Cioè in questa linea ci sono 1000 metri di profondità. Ok, e noi siamo quindi, in questa linea. Noi siamo qua, quindi ci saranno, non so, 900... Quasi un chilometro. Sì. Più 100 metri, si fa un chilometro. Grande Mario. Guardiamo se vedo il fondo. Iniziano le prime allucinazioni. Ah, facciamo un altro speed test per vedere se è un po' cambiata la situation. Ok, Carmen Sito, prova a mettere l'antenna verso il nord, che è questo. Andiamo a fare il nostro speed test. Ulla. Guarda come se la sale. 85, 90. Madonna. Continua a salire, eh? Cioè, io mi ricordo quando vivevo a Londra che ho avuto la prima 100 mega, che mi sembrava di essere tipo nel futuro. Qua adesso ce l'abbiamo in mezzo al mare dove non prende niente, cioè è pazzesco. Quando sei Maria Dolores? Questi sono buonissimi. Lo so. Molto bene. Schiacciazzi. Anche la capa. Qua mi sa che sale marino. Se volete del sallo, okay. Sappiatelo. Che figata, cazzo. A me piace un casino sta roba. È troppo bello. Sta salsiccia è buonissima. Comunque questo è proprio un tipo di silenzio. Bellissimo. Figo. Cioè la gente, quella che parla, che rompe il cazzo. Che è laggiù proprio... Che non la senti. Sei proprio sicuro di essere non con della... Poi anche il fatto che non prende il telefono è ancora più figo, perché proprio non ti possono rompere il cazzo nel modo più assoluto. Comunque adesso figata delle figatissime, perché dopo la cena, tra l'altro fantastica, com'era la cena? Ottima. Sì. Grazie Lidl per non sponsorizzare questo video. Stacco un attimo l'antenna, perché porto giù questa magnificenza, mm-hmm. E la faccio andare con l'Nespresso. Attenzione. Seguimi per vedere cosa succederà. Io ho questa piccola fantastica Nespresso che riempirò con dell'acqua. Molto di mare? Magicamente. No. Acqua di mare, sì. Salata. Ok. Poi attaccherò questo, questo. Uh-huh. A 220 è già accesa. Accendo e funziona. Cioè abbiamo... Vedi che arriva tipo picco, fa un bello 809 watt. Sì. Niente male. Però poi si abbassa. Cioè comunque diciamo che potrei fare caffè per 41 minuti. Caffè numero uno fatto. Si può vedere anche la qualità. Sì. Non eccelsa, però comunque Verniano, schifo. Diciamo che non è, come si dice in Liguria, non è un pugno nel culo. Ovviamente, come dice il buon Malloru, a differenza di casa vostra, questa si muove, come si vede da come mi sto muovendo. Non sono ubriaco perché sono astemio, ma diciamo che senza ancora siamo messi paralleli alle onde, quindi... I mari sono mossi. Avevi un po' di nausea, ma stai riprendendo. Sì. Caffè numero due, questo lo dono a lei, Mario. Grazie. Non serve neanche muoverlo. Basta stare fermi e lui fermi. Si mescola da mischia. Solo. Cin, Mario. Cin, viva. Viva la... E abbiamo consumato, non mi ricordo quanto eravamo, però tipo un 5%, credo. Niente. Non mi ricordo quanto fosse quando abbiamo iniziato, ma lo vedremo, lo scriviamo qua. Comunque quello che ci vorrebbe adesso sarebbe un filmazzo, paura. Ci vorrebbe una televisione. Ma
Apple TV io dovrei... Aspetta, io c'ho una TV, l'ho portata perché ho detto io mi porto sempre dietro una televisione. Che bomba, ragazzi. Ok, allora, con quello che abbiamo usato finora, quindi abbiamo fatto il caffè, abbiamo cioè comunque la batteria l'abbiamo usata, adesso c'è la televisione e internet Starlink attaccato, abbiamo ancora 5 ore e 55 minuti di autonomia con questo regime. 5 ore e 55 minuti? Sì, con quella, con la EcoFlow, che è una figata perché stiamo consumando 82 watt e quindi abbiamo 5 ore e 55 minuti, praticamente siamo all'86% ancora. E abbiamo fatto i caffè, 3 caffè, abbiamo fatto prima le prove delle robe, cioè bomba, eh? La griglia a gas. La griglia a gas. E adesso che abbiamo messo pausa, tra l'altro, quindi consuma un pochettino meno perché non c'è l'audio, non ci sono, 6 ore e 5, quindi 15 minuti in più. Guardiamo i muti, i film, così. Certo che sarebbe figo, cioè è bello vedere i film, però sarebbe ancora più figo mica la Play o l'Xbox, cazzo. Beh, io di solito ce l'ho la marsupio, eh. Veramente? Sai? Prova a guardare un secondo. PlayStation Xbox. Xbox per me. Xbox. Se ce l'hai, se ce l'hai è meglio. Ce l'hai? Un trick. Ok. Comunque tutte cose utili. Un fagiano. Un fagiano. Ecco. Questa è l'Xbox. Sì. Tu tra l'altro guarda. C'è chi anche. C'è? Attimo. C'è lui stesso. Com'è? La cosa figa è che come giocatore io uso me stesso. Cioè Mario, ti rendi conto che noi siamo in mezzo al mare, nel nulla più totale, attorno a noi c'è solo nero e qualche lucetta là, mm-hmm. E stiamo giocando a Call of Duty. Pazzesco. Sta facendo anche l'aggiornamento. Ah, è vero, guardiamo quanto stiamo consumando adesso anche con l'Xbox, quanto avremmo di gioco con quella. Allora, adesso abbiamo tre cose attaccate, perché abbiamo la televisione, sì. Internet, Starlink, sì. E la Xbox. Sì. Stiamo consumando 220 watt, sì. Il che ci darebbe ancora 2 ore di autonomia per spaccarci a Call of Duty. Sempre grazie a quella batteria elettronica. Esatto. E oltretutto, noi adesso ovviamente siamo di notte, ma fossimo, sì, di giorno, con il solare, sì, che più o meno fa 180 watt quando c'è sole, bello figo, saremo quasi a pace, cioè consumeremo pochissimo, perché adesso stiamo consumando 200 watt, 150 li fa easy, quindi consumeremo 50 watt, avremo 4 volte 2 ore e mezza. Che bomba! Zimbetti, Gullit, Isarazu, Zambrotta, Zinedine, Zinedan, Cherry X, 1, 2, 3, Zenga. Grande sono Juve, Milan, Inter, tipo un coro da stadio. Ok, voglio giusto far vedere due test. Uso questo qua di computer, eh? Ma usiamo il computer di bordo. Ah, ok. Ok. Ok, vorrei fare innanzitutto uno speed test dal computer per vedere com'è. E la madonna! 130 è andato anche. Ovviamente qua la barca si muove un casino e in questo momento tra l'altro si è alzato il vento, quindi si muove veramente tanto. E ho fatto quest'ultimo apposta per far vedere che di più. Ora ovviamente noi stiamo navigando e bisogna farlo in sicurezza, esattamente come quando siamo su internet, e per farlo io lo faccio con NordVPN, che è il mio sponsor da tanto tempo, supporta il canale, fa sì che posso fare più di questi video, ma comunque non lo fate per me, lo fate per voi, perché la sicurezza su internet è realmente importante, è una di quelle cose che finché non ti succede una roba assurda non ci pensi e non la fai. Se la fai adesso col mio codice sconto hai fino a 4 mesi gratuiti. È un sacco di figate, cioè è veramente la VPN migliore al mondo. Ora serve avere una VPN, falla. Poi posso aggiungere che i pirati non sono solo nel mare, ma anche su internet. Come giustamente dice Mario, i pirati non sono solo nel mare, ma anche su internet. Da mezzo al mare è tutto, arrivederci.